Allora, di tutte queste escursioni noi domani andiamo al lago di Dres a 2087 metri e seguiremo il sentiero 521 da questa parte. Cosa stai facendo? Me lo spieghi? Sto guardando la fiamma. È come se fosse un cammino. Bello vedere il fuoco in montagna. Sono un po' stanco. Lasciami in pace. Amici, buongiorno! Ehi. Ti scaccolavi? Mi stavo vedendo le cuccioline negli occhi. Siamo in partenza, stiamo per andare al lago di Dres. Il percorso indica circa 2 ore e vediamo se Zietto ce la fa in 2 ore. È una passeggiata, non è una corsa per arrivare lassù. Poi vediamo. È tutto ombreggiato, si sta molto bene a camminare fra gli alberi. Quello azzurrino che vedete dietro di me è il lago di Ciresole, è fantastico vederlo tra il verde e il marrone degli alberi, questo azzurro che spicca, è proprio figo. Spiegando a Zietto quanto mi piacesse camminare in mezzo alla pineta in questo modo e quanto mi battesse il cuore forte dalla felicità e mi salisse l'adrenalina dalla contentezza proprio. La sua considerazione. Se in fondo la tappa c'è del cibo, allora sì, altrimenti faccio fatica, basta. Il cuore batte per non morire. Capito? Bello essere sulla stessa lunghezza d'onda come coppia. Sì. Per cambiare abbiamo sbagliato strada, ci siamo persi nell'ammirare il paesaggio e abbiamo sbagliato strada. Stiamo tornando indietro per recuperare il sentiero, abbiamo camminato solo 10 minuti fortunatamente, quindi niente di... È bello perché non ci smentiamo mai. Recuperata la retta via, siamo arrivati al lago finalmente, quello laggiù piccolino. Noi abbiamo mangiato, adesso ci rilassiamo un pochino per poi prepararci alla discesa. È un'escursione molto semplice, qui è molto bella, molto panoramica. Arrivate qua su e c'è tutta questa conca con il lago e tutte le montagne che vedete dietro di me, è molto figo. Vi divertirete senza dubbio. Fai un saluto. Ciao.